Siamo con Michele Yacoub e Carlo Ladiana, due studenti delle scuole medie, per fare il punto sulla didattica online. Quale scuola frequentate? Frequento la scuola Don Milani da Cernusco della Rita di Montalcini e frequento la seconda media di sezione E. Frequento la scuola Leopardi nel comune di Segrate e l'istituto comprensivo Albert Schweitzer e faccio la terza media. Quando avete cominciato la didattica online? È venuta un pochino dopo, tipo 2 settimane dopo la chiusura delle scuole. Ma non è proprio pieno regime perché in realtà non ci sono tutte le sei. Cioè non è che ogni giorno sto incollato 6 ore al computer. In realtà ci sono una, due, 3 ore se va male. È iniziata un po' dopo la chiusura delle scuole perché la nostra scuola è stata una delle ultime ad accedere a questa, diciamo, le video lezioni con l'applicazione che usiamo e che usa praticamente tutta quasi la Lombardia, che è Meet. Ha iniziato un po' dopo perché praticamente non avevano il preside, non aveva gli aggeggi giusti per la connessione di tutti gli alunni e quindi ci è voluto un po'. Hanno consegnato delle email a ogni alunno in modo tale che ogni alunno ha queste email e così tutti insieme possiamo fare una videochiamata, una videoconferenza, dove facciamo lezioni più o meno da un'ora e mezza, due, e hanno deciso di fare più lezioni di alcune materie perché hanno deciso di fare molto di più matematica e grammatica perché dato che l'anno prossimo faremo la terza media e per gli argomenti terza media serve qualcosa della seconda, saltare delle lezioni di seconda potrebbe richiedere più fatica l'anno prossimo. Qual è la materia che trovate più facile e quale più difficile? Storia, facile, la più facile. Inglese. Penso la più facile è religione, di solito ci scambiamo parole, dubbi su un attimo la scuola, come sta andando, perché il nostro prof per ora ci sta facendo un attimo lavorare sulle emozioni, su cosa proviamo in questo periodo di quarantena, se riusciamo a stare in contatto con i nostri familiari, perché non siamo in un buon periodo e quindi ci fa un po' sfogare nella sua lezione. Penso più complicata a scienze, perché fare una video lezione senza lavagna, senza spiegazioni, con una connessione che magari qualche volta va a scatti e non sentiamo bene la prof, penso che sia una cosa molto dura da affrontare perché poi meno ascolti, più hai da studiare e quindi capisci di meno rispetto a quello che dice la prof. E oltre alle lezioni, avete già fatto qualche verifica da casa? Fino ad adesso abbiamo fatto solo una verifica di storia e le verifiche si svolgono che la prof manda un modulo via email a tutti i ragazzi e noi tramite PC, tablet o telefono possiamo compilare il modulo con le tre risposte A, B o C. E anche interrogazioni? L'ho fatta ieri, storia. Cambia tanto in realtà, però a volte ti ritrovi a non capire le domande perché si blocca, senti a scatti. In generale, come vi state trovando con la didattica online? Non è proprio il massimo queste video lezioni qua online perché sì, l'istruzione è importante e quindi farla attraverso un computer penso che non faccia lo stesso effetto di farla in una classe con una prof che spiega e con una lavagna in cui tu puoi capire, ci sono dei vari concetti che magari in una videoconferenza non puoi capire oppure proprio non puoi concepire senza un disegno, senza delle frasi scritte. Spero il più possibile si possa tornare alla normalità perché comunque è anche molto faticoso farle a casa, che non penso sia una cosa facile solo per me, ma per determinati alunni. Secondo me serve più per emergenza perché non mi sto trovando benissimo. Comunque non abbiamo 6 ore, non abbiamo comunicazione comunque come a scuola, cioè non si comunica fra insegnanti e alunni come a scuola. Cerca di comunicare la coordinatrice che sembra molto affezionata a noi.